La più grossa fake news che abbia mai visto. Su Silvio Romano, un giornalista di Repubblica, ha realizzato l'impresa di intervistare un morto nel 2014. È il portavoce dell'organizzazione jihadista somala Al-Shabaab, dei terroristi che hanno rapito la nostra Silvia Romano, e ha fatto dichiarare a questo morto nel 2014 che lo Stato italiano avrebbe pagato un riscatto per la liberazione di Silvia e che con quei soldi i jihadisti avrebbero comprato armi, scatenando l'odio che è arrivato perfino in Parlamento con questo vergognoso leghista pagano che ha definito la nostra Silvia Romano come una neoterrorista. Si vergognasse e si dimettesse immediatamente dal Parlamento. Questo si insegna due cose. Uno, che dobbiamo ragionare con la nostra testa e non dobbiamo farci imporre giudizi da parte degli altri attraverso informazioni completamente false. Due, siamo vicino a Silvia Romano, perché l'unica vera notizia è che lo Stato italiano, attraverso uomini e donne che hanno lavorato per 18 mesi in silenzio, ha liberato una nostra concittadina dei terroristi e l'ha fatta tornare a casa tra le braccia dei propri familiari.